Cannata, signor Presidente, mi fa assolutamente piacere poter dare anche un minimo contributo a questa vicenda, perché è una vicenda che sta a cuore anche a me da tanti anni e per la quale, come potete immaginare, sono stata udita almeno 30 o 40 volte, sia dalla magistratura che dalle forze dell'ordine nel corso degli anni. Emanuela era una mia amica perché frequentavamo la stessa scuola di musica. Eravamo insieme solo nella classe di solfeggio, perché suonavamo strumenti diversi, lei il flauto, mentre io suonavo il violino. Spesso uscivamo insieme dalla scuola e facevamo una passeggiata, prendevamo un gelato. Siamo diventate amiche in questo modo. Ci siamo frequentate qualche mese e ricordo una volta in cui mi invitò a pranzo a casa sua. Sono stata a pranzo a casa sua con la sua famiglia, una famiglia estremamente semplice e normale, molto serena, molto tranquilla. Un ambiente positivo. Ci siamo frequentate per un po', forse 3 o 4 mesi. C'è stato poi un periodo in cui non sono andata alla scuola di musica, non ricordo per quale motivo, forse perché avevo problemi a scuola. Mi chiamò un giorno la sorella di Emanuela, chiedendomi come mai non fosse tornata a casa, pensando fosse con me a fare una passeggiata. Invece io non sapevo nulla. Mi ha chiamato a casa e ho risposto dicendo che non sapevo dove fosse. Sapevo che, come le altre volte, doveva andare a scuola di musica, ma non sapevo il motivo per cui non era tornata. La sorella mi accennò qualcosa riguardo a una telefonata che Manuela aveva fatto, dicendo che avrebbe fatto del volantinaggio o qualcosa del genere e che ne aveva avvertito la famiglia. Di fatto, però, non aveva fatto più sapere nulla. Presidente, questo chi glielo accennò? Cannata, mi sembra la sorella. Quando mi chiamò mi disse, ci ha avvertito che doveva fare del volantinaggio, però parliamo veramente di tanti anni fa e adesso posso essere confusa su questo. Diceva che aveva avvertito che avrebbe fatto un po' più tardi perché le avevano proposto di distribuire dei volantini. Chiaramente nei giorni successivi venne più volte un ispettore a casa mia, all'epoca abitavo in via Portuense 663, mi fece tantissime domande sulle frequentazioni. Presidente, si ricorda il nome di questo ispettore, Cannata? Purtroppo no, perché parliamo del 1983. Mio padre, che era un magistrato, fu anche di aiuto perché lavorava alla Procura della Repubblica. Anzi, aiutò questo ispettore e anche me, dato che ero piccola, per dare tutte le informazioni possibili e necessarie. Ho sempre confidato che prima o poi questa vicenda si sarebbe risolta in positivo e invece purtroppo no. Ricordo che nel corso degli anni mi hanno chiamato un paio di volte a Piazzale Clodio. Un magistrato di cui non ricordo il nome mi ha chiamato nel 2015 o 2016 per rifarmi le stesse domande, cioè se sapevo qualcosa sulla sua sparizione. Purtroppo però nel giorno in cui non è tornata a casa non ero andata alla scuola di musica. Tra l'altro, come ho detto, avevamo insieme solo la lezione di solfeggio e non quella degli strumenti. Lei faceva flauto, io violino e a volte non si sovrapponevano. Ora, per inciso, qua notiamo la data. Lei è incerta, parla di 2015 o 2016, però sembrerebbe quasi dopo la seconda archiviazione. Presidente, lei non stava frequentando la scuola in quel periodo? Cannata, in quei giorni non c'ero. Adesso non ricordo il motivo. Ricordo che mi chiamavano a casa per chiedermi se sapevo qualcosa. Presidente, ma lei ricorda le ultime volte in cui ha parlato con Emanuela e soprattutto se in quella o precedenti circostanze Emanuela le avesse mai confidato cose inerenti alla sua vita sentimentale o comunque alla sua vita privata? Le ha mai parlato di qualche ragazzo o persona che in qualche modo poteva interessarle o che poteva avere interesse verso di lei? Cannata, no. Presidente, riesce a ricordare più o meno quando l'ha sentita l'ultima volta? Cannata, forse una settimana prima che sparisse, circa una settimana prima. Noi andavamo 2 o 3 volte alla settimana in questa scuola, che era una scuola impegnativa. Presidente, non le ha mai parlato di nulla che riguardasse la sua vita? Cannata, parlavamo di cose da ragazzine, come i buchi alle orecchie e i vestiti, cose molto semplici. Presidente, dopo la scomparsa di Emanuela, lei continuò a frequentare la scuola di musica da Victoria, se sì, per quanto tempo?
Cannata fino alla fine di quell'anno scolastico, per poco quindi, perché mi sembra fossimo alla fine. Presidente, per pochissimo dunque, però ci tornò. Cannata, mi sembra di sì. Presidente, quando lei tornò, ricorda se c'era la responsabile Suor Dolores? Cannata, vagamente. Presidente, era successo un fatto di tale portata. Immagino che poi, rientrando a scuola, anche se per pochissimi giorni, avrà avvertito che c'era un clima un po' particolare. Che tipo di reazione ci fu da parte della responsabile o di altre persone che frequentavano la scuola? Cannata, non ricordo nulla di particolarmente importante. Non ricordo nulla che mi abbia colpito e le cose che mi hanno colpito me le ricordo. Feci le mie lezioni di musica e basta. Il mio scopo era finire l'anno. Frequentavo anche il liceo e avevo le mie preoccupazioni. Mi dispiacque tantissimo, ma confidavo nel fatto che prima o poi sarebbe tornata a casa. Quindi non è che non mi preoccupassi, ma in quel momento non ho parlato con nessuno di questa cosa. Ero molto dispiaciuta, ma a parte questo, nient'altro. Iaia, FD, lei ha detto che suo padre era un magistrato della Procura di Roma. Che idea si era fatto di questa vicenda? Nell'immediatezza dei fatti e poi successivamente avrete avuto modo in casa di parlare di questo. Qual era l'idea di suo padre? Cannata, mio padre ha avuto subito un'idea non tanto positiva. Pensava che difficilmente sarebbe stata ritrovata perché lui ne aveva viste tante di situazioni negative e aveva paura. Più che altro mi esprimeva i suoi timori, mi dava coraggio e pensava più alla mia situazione psicologica. Iaia. Dunque era pessimista riguardo l'esito della vicenda, ma riguardo a cosa? Le diceva qualcosa in particolare? Pensava a un reato di natura sessuale o altro? Cannata, di queste cose con me non parlava. Iaia, anche negli anni successivi, quando lei è diventata adulta? Cannata, non ne abbiamo più parlato. Mio padre lavorava tantissimo, quindi ci vedevamo a casa e parlavamo delle cose fondamentali. A casa di questo argomento non abbiamo più parlato. Iaia, quindi all'inizio e anche dopo, si preoccupava di rappresentarle che difficilmente sarebbe tornata a casa, però non le spiegava il motivo. Cannata, no, perché diceva sempre: il mondo in cui viviamo è brutto e difficile, speriamo vada tutto bene, ma preparati a un'ipotesi più negativa. Iaia, tornando a Suor Dolores, ho avuto l'impressione, ma può darsi sia stata solo una mia impressione, che lei abbia fatto una smorfia quando ha sentito il nome di Suor Dolores. Che persona era? Cannata. Nonostante sia stata sentita da tante persone, questa è la prima volta che sento nominare Suor Dolores. Iaia, bene, questo vuol dire che la commissione sta facendo il suo lavoro, quindi ci racconta un po' cosa ricorda? Ora, per inciso, è segno che la commissione sta lavorando bene, ma che lei non si ricordi di questa suora, anche nominata negli anni, comparsa in televisione, che era la colonna portante della scuola, sembra un po' strano a me. A noi tutti, credo. Cannata, più piccola, io frequentavo il conservatorio di Santa Cecilia, un ambiente molto più tranquillo. Invece la scuola di musica da Vittoria era molto più inquadrata, più rigida, osservante delle regole. Non voglio dire che al conservatorio non fosse così, ma lì erano molto impostati e ci tenevano molto alla divisa e al comportamento. Iaia, vuol dire che questa suora era molto rigida? Cannata, ricordo che era una persona che ci teneva alle regole. Iaia, ci sa dire come reagì la suora rispetto a questa vicenda, se lo sa? Cannata, non ricordo neanche se ci ho parlato dopo questa vicenda. Ricordo che sono andata a terminare qualche lezione di musica, poi la scuola è finita. Iaia, ricorda se Emanuela le parlò mai di un tale Pierluigi Magnesio e delle attenzioni che questo ragazzo manifestava per lei? Cannata, no, non mi ha mai parlato di relazioni con ragazzi. Ripeto che parlavamo solo di cose da ragazzine molto semplici. Non eravamo a quel livello di confidenza. Era una ragazza solare, ma molto riservata. Per esempio, se qualcuno in classe faceva qualche marachella, noi ridevamo e scherzavamo insieme su quella marachella. Oppure succedevano delle cose divertenti in classe e ridevamo insieme. Sulle cose personali però era molto riservata, tant'è vero che ho scoperto solo quando mi ha invitata a pranzo che lei abitava in Vaticano. Lei prima non me l'aveva mai detto. Un giorno mi ha detto: vieni a pranzo a casa mia, ti faccio entrare. Lì l'ho scoperto, era riservatissima. Iaia, quindi conoscendo un po' la persona, lei può escludere che possa essersi allontanata volontariamente perché indotta da terzi ad allontanarsi da casa?
Cannata, non potrei escludere nulla, l'unica cosa che so è che lei era riservata. Quindi se aveva delle frequentazioni, a me non l'ha mai detto. A me non ha raccontato mai cose sue della famiglia. Ho apprezzato la sua fiducia nei miei confronti nel portarmi a casa sua in Vaticano a pranzo. Un giorno mi ha invitato e io rimasi colpita dalla famiglia carina, gentile, molto solare e positiva. Una bellissima famiglia. Iaia, ha detto prima che Emanuela non aveva frequentazioni con ragazzi, un fidanzatino, una persona che frequentava, che lei ha visto, magari incontrato. Cannata, noi facevamo un pezzo di strada insieme per prendere l'autobus e poi ci separavamo. Ora, per inciso, prima ha detto no, uscivamo anche per prendere un gelato. Può essere che nel ritorno, sulla via del ritorno, cioè fino all'autobus però, abbiano preso lì il gelato, ma la Cannata parrebbe dipingere un quadro nemmeno di amicizia, di cameratismo, amicalità generica, che mal si concilierebbe con il pranzo in Vaticano e fin qui passi, ma che non spiega molto perché la sorella, nell'immediatezza, abbia chiamato proprio la Cannata, quando altre ragazze, forse, anzi senz'altro, erano più in confidenza con lei. Perché proprio la Cannata? Forse perché era figlia di un magistrato? Tra l'altro non andava neanche a scuola da un po'? Non è chiaro nemmeno da quanto, in verità. Ecco, però la famiglia si indirizza su questa Cannata che poi precisa in questo punto, facevamo il pezzo di strada insieme, ma niente di più, due fesserie. Pirovano, LSP, PS di Daz. Signora Cannata, grazie per essere venuta. Vorrei chiederle, ma secondo lei Emanuela era una ragazza felice? Cannata, direi di sì, per come la conoscevo io, sì, sorrideva molto, era spensierata. Non avevamo una conoscenza intima come possono avere due migliori amiche. All'epoca avevo una mia migliore amica, della quale potrei dirvi anche oggi qualsiasi cosa, ma di Emanuela no, perché ci vedevamo solo qualche volta di pomeriggio. Era un'amicizia allegra e quindi lei mi sembrava spensierata. Pirovano, per quanto riguarda la frequentazione comune nel corso di solfeggio, lei ha visto, magari Emanuela le ha raccontato, di episodi anche di poco conto, di problemi avuti durante i corsi con insegnanti o comunque qualcuno della scuola? Oppure ha mai visto qualcuno di esterno alla scuola che non dico parlasse con voi o con Emanuela, ma che assistesse o partecipasse in qualche modo alle attività durante i corsi, nelle vicinanze delle aule o nei corridoi? Cannata, se ci fosse questa persona io non lo so, non ci ho mai fatto caso. Pirovano, non una persona in particolare, ma in generale. C'erano persone esterne alla scuola che venivano a far visita agli insegnanti. Cannata era una scuola piena di gente. C'era continuamente gente esterna e interna, anche perché venivano organizzati degli eventi come piccoli concerti. Anch'io ho fatto un piccolo concerto a fine anno, quindi era un via vai continuo di gente. Era una scuola frequentata da tantissime persone, poi a quell'età non ci avrei mai fatto caso, mi spiace, ma su questo proprio non vi posso aiutare. Per inciso, coinciderebbe con quanto ha detto Miserax, cioè la gente andava e veniva e non ci si faceva poi tanto caso. Pirovano, però a scuola c'era un bel clima? Cannata, sì, c'era un bel clima, era una buona scuola. Pirovano, parlava di suo padre e del suo lavoro come magistrato. Visto il periodo particolare in quegli anni e in quei mesi a Roma, con una serie di rapimenti, lei ricorda se prima che questo episodio accadesse i suoi genitori o nel suo ambiente di amicizie, magari anche con Emanuela, si fosse mai parlato della paura che si aveva? Magari una ragazzina di 15 anni non ci pensa, ma i genitori, gli insegnanti della scuola, sì. Qualcuno faceva notare a voi ragazze che dovevate stare attente, che era un brutto periodo, che era pericoloso andare in giro da sole. Che c'erano dei posti che non si dovevano frequentare, che non ci si doveva intrattenere con sconosciuti. Intendo di più rispetto al solito. Cannata. Mio padre me lo diceva sempre, anche perché io ho iniziato ad andare a scuola da sola a 10 anni. Quindi mi ha dato fiducia, ma diceva di stare attenta, mi diceva, ma me lo diceva lui. Né al conservatorio, né alla scuola di musica, neanche al liceo c'era questo tipo di educazione, se così vogliamo chiamarla. Non mi è mai capitato di sentir dire da nessuno di stare attenti, anzi, c'erano molta libertà e tranquillità all'epoca. Per inciso, mi sentirei di confermare, anche se erano tempi bruttissimi, perché ne abbiamo parlato svariate volte, su diversi argomenti.
in alcune città, Roma era una di queste, la mia anche peraltro, ma il terrorismo per cominciare imperversava, poi in ogni caso, insomma, erano tempi di opposti estremismi, di omicidi di varia matrice, pensiamo giusto ad Abbruciati che si fa ammazzare a Milano. E allora non è vero che siamo vissuti nella spensieratezza, nell'allegria totale, è che sei giovane e non ci fai molto caso. In questo senso però si andava avanti per la gioventù. Pirovano, io mi riferivo in particolare ai fatti di quei mesi. In pochi mesi infatti si sono concentrati tanti episodi. Cannata, mio padre a casa era molto insistente su questo tema. Mi avvertiva costantemente, lo faceva sempre, anche perché lui era consapevole dei pericoli che c'erano all'epoca. Ascari, 5 Stelle. Signora Cannata, lei ci ha spiegato che con Emanuela eravate amiche. Quindi le vorrei chiedere se magari ricorda a quale amica o a quali amiche Emanuela era più legata o era più vicina. Lei prima, parlando della sua amica del cuore, diceva: noi eravamo amiche, ma non era la mia amica del cuore. Cannata, non so se lei avesse un'amica del cuore perché andava in un'altra scuola, non ricordo neanche in che liceo andasse. Se a scuola avesse delle amiche più strette, io non lo sapevo. Quando uscivamo eravamo solo io e lei, facevamo un pezzo di strada insieme per prendere l'autobus e basta. E questo è strano, ribadisco, è strano perché con tante altre amiche che a quanto pare frequentava di più, invita proprio la Cannata che dall'inizio, in cui si era un po' più allargata, riduce poi il tutto al tratto fino all'autobus. E quindi Mora Sutto chiede: ricorda quale autobus? Cannata: non lo ricordo. Beh, che questo è strano, non ricordarlo, sinceramente. Quando si usciva da scuola eravamo nei pressi di Corso Rinascimento, io andavo verso Monteverde, dovrei fare mente locale per ricordare l'autobus. E va bene, non tutti hanno la stessa memoria, insomma, io ricordo i miei autobus, ricordo proprio gli autobus dove andavano in generale, a prescindere se li prendessi o meno, ma lei no. Poi facevamo una passeggiata all'intorno, per entrambe era carino stare in centro insieme, però eravamo solo io e lei e non ricordo mi abbia mai parlato delle sue amiche di scuola. Sono sicura che le avesse perché era una persona molto interessante e simpatica. Riservata, sì, ma molto sveglia. Una persona in gamba. Quanto alla fermata dell'autobus, mi sembra fosse a Corso Rinascimento. Poi è chiaro che se facevamo un pezzo di strada insieme lo prendevamo più avanti l'autobus, ma era veramente lì vicino. Corso Rinascimento era a poche centinaia di metri, quindi non facevamo così tante cose insieme. E probabilmente lei aveva amiche con cui faceva più cose. Ascari, lei ha parlato di Emanuela come di una persona solare. Ha notato dei cambiamenti nel vostro periodo di frequentazione? Cannata, onestamente non ricordo se in quei mesi ci sono stati dei cambiamenti, ma tra noi adolescenti era frequente avere alti e bassi. Anch'io li avevo ed ero abituata a non farci caso. Scusate. Avevo un buon rapporto con lei e non ricordo onestamente se e quando vi siano stati dei momenti in cui magari era più silenziosa e poi non saprei proprio a cosa potesse essere dovuto. Mi piaceva perché era una persona molto sveglia e allegra, ma per il resto non so. Mora Sutto, signora Cannata, prima ha fatto riferimento all'ambiente della scuola di musica, dicendo che era un ambiente frequentato da tanta gente interna ed esterna. Cosa intende per interna ed esterna? Che tipo di gente? Cannata. Spesso i genitori accompagnavano fino a dentro la scuola i figli. Alcuni erano preti che facevano lezione, mentre altri erano laici che venivano a fare le sostituzioni quando mancava qualche professore. Poi si tenevano questi mini concerti dove c'era un pubblico. Ogni 2 o 3 mesi si svolgevano dei piccoli concerti per far partecipare di più gli studenti. Quindi oggettivamente c'era un gran viavai ed era difficile capire chi fosse un intruso, se vogliamo così chiamarlo. Era una scuola molto grande e frequentata. Paradossalmente, il conservatorio, che invece era una scuola di musica pubblica, era molto meno frequentato. C'eravamo solo noi studenti e non poteva entrare nessuno. Invece, ricordo che, pur essendo quella una scuola privata, l'accesso era aperto a tutti indistintamente. Mora Sutto, questa situazione di mescolanza si verificava anche all'uscita sul piazzale di Santa Apollinare, dove i ragazzi di solito sostavano? Cannata, sì, c'era sempre un sacco di gente, un po' di professori, un po' di genitori e un po' di amici. Ascari,
Morassut, lei ha mai conosciuto o ha mai sentito parlare di Don Vergari, il rettore di Sant'Apollinare? Cannata, no, mi dispiace. Morgante, FD. Signor Presidente, ringrazio la signora Cannata. Vorrei ritornare alle passeggiate che faceva dopo la scuola, per esempio per prendere il gelato, solamente per essere sicura di aver compreso bene. Le camminate le facevate sempre voi due da sole, lei con Emanuela, oppure si accodavano anche altre ragazze della scuola? Cannata, sempre io e lei da sole. Morgante, all'interno della scuola o durante le lezioni di solfeggio, si era creato un gruppetto di amiche o no? Cannata, non tanto. Ricordo che per questo ci eravamo trovate bene, io e lei, e per questo stavamo insieme. Morgante, quindi non vi vedevate in altre occasioni? Cannata, con me no. Non so se lei quando non c'ero incontrasse altre persone, questo non lo posso sapere, ma quando c'ero io stavamo insieme, uscivamo insieme. Morgante, lei non aveva legato personalmente con altre ragazze all'interno della scuola se non con Emanuela? Cannata, no. Morgante, dopo la scomparsa di Emanuela, tra di voi non avete commentato nulla dell'accaduto? Cannata, la scuola era quasi finita perché era giugno, quindi ci sarò andata altre 2 o 3 volte e poi basta. Morgante, ma neanche un po' di stupore. Non avete fatto qualche commento del tipo Emanuela questa settimana non c'è, non c'è più? Cannata, non ricordo se avevamo fatto commenti, però ricordo che ero molto dispiaciuta e ne parlavo molto a casa con mio padre e mia madre. Non ricordo però se abbiamo fatto commenti in quelle 2 o 3 volte che sono andata a scuola. Morgante, conoscendo Emanuela e avendo avuto anche momenti ed occasioni di stare da sola con lei, non si è fatta nessuna idea riguardo alla sua scomparsa? Cannata. Una delle domande che mi è stata fatta moltissime volte è se potevo pensare che si fosse allontanata volontariamente. La percezione che avevo della persona è che non l'avrebbe mai fatto. Questa è l'idea che mi sono fatta io, che può essere anche sbagliata. Ma conoscendo lei e la sua famiglia, fratelli, sorelle, anche la sua vita, non penso l'avrebbe mai fatto perché non aveva nessun motivo. Questo è quello che penso, però è la mia opinione. Paganella. LSP PS di AS. Prima ha detto di aver scoperto che Manuela viveva all'interno del Vaticano solo quando l'ha invitata a quel pranzo. Immagino sarà rimasta stupita. Ha avuto poi modo di sapere da Emanuela cosa voleva dire vivere in Vaticano? Cosa c'era di diverso rispetto alla vita di un normale cittadino romano che non viveva all'interno di quello stato? Cannata, non avevo particolari curiosità. Lei mi spiegò che il padre lavorava lì e quindi loro vivevano lì, però non ho approfondito. Come ho detto prima, era molto riservata e quindi non parlava molto della sua vita personale. Non ricordo di aver chiesto nulla di particolare. Si sentiva molto a proprio agio stando lì. Ricordo che salutava le persone lungo il percorso perché c'era un pezzo di strada da fare prima di arrivare a casa sua dentro il Vaticano. Invece lei era molto tranquilla, disinvolta. Mi piacque molto l'ambiente dove viveva perché era un ambiente sereno. Non so nulla però del suo stato d'animo rispetto al vivere lì. Ma non mi pare di aver percepito ci fossero problemi. Malpezzi, signora Cannata, voi sapevate o parlavate del fatto che nell'edificio che frequentavate per tante ore alla settimana a fare lezione di musica c'erano anche uffici di esponenti politici importanti del tempo? Cannata, non sapevamo nulla. Noi ci limitavamo, così come fanno tutti i ragazzi, a fare lezione. Neanche incidentalmente ci è stata detta una cosa del genere. Se qualcuno ce lo avesse detto, ce lo saremmo ricordato. Invece no. Noi andavamo lì, facevamo lezione e poi andavamo a casa, quindi non sapevamo nulla di questo. Presidente, per quanto riguarda gli allievi della scuola, nel periodo della scomparsa di Emanuela, si portava una divisa? Se la ricorda? Cannata, sì, c'era un dress code, una divisa bianca e blu. Ecco qui Cannata per inciso confermerebbe la storia della divisa, ma noi abbiamo visto che era subentrata, in un altro video è stato detto che era subentrata dopo la scomparsa di Emanuela, forse anche a causa, ipotizziamo, della scomparsa di Emanuela, per far riconoscere le persone, i ragazzi che frequentavano quella scuola e renderli un po' più incandescenti e magari dissuadere, scoraggiare degli approcci, può essere, ma fino a quel momento, al momento della scomparsa di Emanuela, riteniamo di no, visto che lei non ce l'aveva. È strano questo particolare perché vi ricordate, Telefono Giallo mostra nella ricostruzione Emanuela con jeans e camicetta,
o maglietta, che non è ancora sicurissimo, e la Monzi invece con la divisa, ma pare proprio che non si portasse una divisa. Emanuela di sicuro no. Presidente, lei ci ha già risposto dicendo che Emanuela non le ha mai parlato di nessuna persona, né che le avesse potuto dar fastidio o le interessasse. Pertanto desumo che non le abbia mai neanche parlato di Pierluigi Magnesio, Cannata, no mai. Presidente, che lei ricordi nella vostra classe di solfeggio, c'era qualcun altro che era molto amico con Emanuela o in rapporti un po' più stretti? Cannata, non ricordo benissimo, ma fondamentalmente no. Presidente, fondamentalmente era lei la migliore amica di quella classe di solfeggio. Cannata, sì, ci eravamo trovate in sintonia. Se ne avesse altri di amici non saprei, ma mi sembra di no. Chiusa questa parte di audizione, e quindi cosa dobbiamo commentare? Che sembra invece che ci fossero altre ragazze sue amiche, no? A partire dalla Monzi e la Casini. E con la Monzi si sarebbe addirittura confidata, e la Casagrande. In terza, confidata con la Monzi sul fatto di accedere o meno alla proposta del signore dei volantini. In sostanza, la Cannata non sembrerebbe proprio la persona più importante, però è abbastanza vaga e più di tanto non si riesce a cavarne. Laura Casagrande, una premessa. Casagrande, signor Presidente, io ed Emanuela non frequentavamo lo stesso corso alla scuola di musica, in quanto io facevo il corso di pianoforte e lei quello di flauto traverso. E allora, una volta per tutte, visto che c'è stata una polemica, naturalmente pacifica, nei commenti, non studiava pianoforte Emanuela, ed è stato ribadito più e più volte. Non si capisce perché qualcuno continui a dirlo. Non c'era proprio il tempo di studiare il pianoforte. Strumento, ripetiamo, totalizzante. Lei frequentava i corsi di flauto traverso. E in quel periodo, non molto attentamente, da varie testimonianze. Noi ci siamo conosciute in occasione delle lezioni di canto corale. Brevi scambi di saluti, qualche battuta, ma niente di che. Anche qui si prende le distanze, come notate. Non c'era né un'amicizia né una conoscenza molto approfondita, che forse stava nascendo nell'ultimo periodo. All'epoca ero una ragazzina di 14 anni, molto timida. Pian piano avevo preso un po' di confidenza anche con gli altri, poiché era il mio primo anno all'Istituto di Musica. Avevo preso confidenza un po' con tutti gli altri allievi e quindi anche con lei. Verso la fine dell'anno accademico comunicavamo un po' di più quando aspettavamo iniziasse la lezione. Tante cose di lei non è che non le ricordi, non le so proprio. Sapevo soltanto che abitava nella città del Vaticano e ricordo che da bambina mi fece un po' strano perché era la prima volta che conoscevo una persona che abitava lì. Quindi alla Casagrande ha detto che abitava al Vaticano, invece alla Cannata avrebbe fatto una sorpresa. Poiché avevo la passione per lo scambio epistolare, scrissi sul suo quaderno di musica il mio indirizzo per poterci scambiare una cartolina, visto che stava per finire l'anno accademico. Le scrissi incautamente il mio telefono e il mio indirizzo, che dopo quello che successe vennero pubblicati. Questo non rese molto contento mio padre. Qui per inciso, bisognerebbe aprire alcune parentesi, ma sono state già trattate in altri video, quindi sullo spartito o sul foglietto messo nei jeans? Ma lei parla di telefono, ma pare ci fosse solo l'indirizzo. Quindi, se vogliamo considerare questo diciamo, una chiosa definitiva, e allora è andata come dice lei, è lei a dirlo. Però tanti altri, e anche la visione dei documenti, parlano in modo diverso. Presidente, il suo indirizzo fu pubblicato dove? A Casagrande, sugli organi di stampa. Anche adesso, se si fa una ricerca su internet, si vede la foto del libro di solfeggio con il vecchio indirizzo della casa di famiglia. Appunto, vecchio indirizzo, non telefono. Presidente, fu fatta una telefonata a casa sua in seguito a questo? Casagrande, dopo qualche tempo, forse un paio di settimane o 10 giorni,
arrivò una telefonata in cui dei soggetti si presentarono chiedendoci se volevamo collaborare o contribuire al caso di Emanuela. Mia mamma rispose: certo che vogliamo aiutare. Signori miei, per prima cosa si comunica con la famiglia Orlandi e anche con gli inquirenti. Ti telefona uno, ti dice vuoi collaborare, tu dici di sì. A casa mia non sarebbe andata così, ma a quanto pare. Le dissero di prendere carta e penna e cominciarono a dettare un messaggio lunghissimo che è agli atti. Mamma si fermò dopo poche righe perché non era capace di scrivere sotto dettatura al telefono. Inoltre, quando cominciò a capire di cosa si trattava, si emozionò. Visto che è sparita una ragazza. Allora mi chiamò e mi disse: Laura, continua tu. Dopo qualche riga, dunque, continuai io a scrivere il messaggio. Chiusa la telefonata, portammo il messaggio all'ANSA, perché così ci fu detto di fare. Noi terrorizzate, facemmo quello che ci fu detto di fare. Beh, se aveste interrotto la comunicazione, parlato prima con gli Orlandi e con la polizia, con la procura, magari sarebbe stato meglio. Dico io. Presidente, questo telefonista disse anche che sapeva che voi tornavate a casa insieme, giusto? Casa Grande, non lo ricordo. Noi uscivamo da scuola e qualche volta facevamo pochi passi insieme. Quindi, per inciso, Emanuela fa pochi passi con la Cannata, fa pochi passi con la Casa Grande, non sembra mai mettere insieme le persone. Io non conoscevo la strada che faceva Emanuela per tornare a casa. Arrivavamo, scusate, a una fermata nei pressi di Corso Rinascimento, appena girato l'angolo delle Cinque Lune, ma non tornavamo a casa insieme, questo lo escludo. Presidente, non prendevate lo stesso autobus per tornare a casa? Non eravate solito fare questo? Casa Grande, forse è capitato qualche volta che prendessimo il primo mezzo utile per entrambe. Non ricordo di aver mai fatto la strada con lei. Presidente, rispetto a questo, non credo che lei non possa aver fissato nella memoria il giorno della scomparsa di Emanuela. Credo che per quanto siano passati tanti anni, sia un evento che appartiene ormai alla storia d'Italia. Lei, del giorno della scomparsa di Emanuela, ci può dire nel modo più ampio e più chiaro possibile quello che ricorda? Se per esempio ebbe modo di parlare quel giorno con Emanuela, ebbe modo di vederla, telefonare a casa, la famosa telefonata che è stata fatta, questo soprattutto rispetto all'uscita dalla scuola e agli ultimi momenti in cui è stata vista Emanuela. Casa Grande, il ricordo che ho impresso di quel giorno è che non venne alla lezione di coro. L'aspettavo perché era una delle ragazze con le quali avevo più legato. Ecco, fermiamoci un attimo qui. Quindi lezione di coro 4-5. O 5-6, dovrebbe essere la seconda ora. No. E poi era una delle ragazze con le quali avevo più legato, ma poco prima ne ha parlato in termini vaghi. Lei era al primo anno di musica, stava iniziando un po' a legare, ma niente di più. Non tornavano a casa insieme. Casa Grande non parla nemmeno di gelati, veramente. Non la vidi arrivare o arrivò molto tardi, a lezione cominciata. Questo ora mi sfugge. Poi non ho assistito all'uscita. Non uscimmo insieme, me ne sarei ricordata. Ricordo però questa cosa, di un ritardo o che uscì prima della lezione. Ma contraddice leggermente, perché dice che non venne alla lezione di coro. Non venne alla lezione di coro. Non ha assistito all'uscita. Ma ricorda un ritardo o che uscì prima della lezione, cioè non ricorda il generico ma lo specifico. Presidente, lei conosceva Raffaella Monzi? Casa Grande, forse era una delle ragazze del coro? Presidente, sì, avevate rapporti, la conosceva? Casa Grande, era un po' più grande di noi? Qui c'è un punto interrogativo. Io ed Emanuela eravamo coetanee, siamo coetanee, però non avevo nessuna conoscenza approfondita né con Emanuela e né con questa Raffaella. Non avevamo confidenza, mai una volta a casa, mai a studiare insieme o ad andare a una festa. Non abbiamo mai condiviso questi momenti al di fuori della scuola di musica. Mora sud, signora Casagrande, anche se sono passati tanti anni, però è importante insistere e chiederle qualche sforzo in più su due momenti di quella giornata. Un momento è il prima, su cui qualcosa lei ci ha detto, nel senso che Emanuela arriva in ritardo.
Adesso chiederle l'ora sarebbe troppo e non arriverò a chiederle questo perché sarebbe assurdo. Casagrande, forse da qualche parte negli atti è riportato l'orario. Morassut, lei parlò di un rimprovero che Manuela ebbe per essere arrivata tardi dal maestro di flauto Berti. Quindi questo elemento del ritardo ce lo può confermare? Allora sarebbe la prima ora, perché qui si confonde la situazione. A volte si dice che era prima la lezione di flauto, a volte che fosse prima la lezione di canto corale. Ma se non si è presentata alla prima ora, vuol dire che è arrivata tardi alla seconda. Quindi fissiamo un orario ulteriore per l'entrata e la permanenza nella scuola sarebbe stata brevissima per Emanuela. L'altro momento importante è il dopo, perché lei qui ci ha detto che sostanzialmente non ricorda di averla vista. Però vi sono due dichiarazioni che lei ebbe modo di fare, una alla squadra mobile e una successivamente ai carabinieri. In una dice di averla vista alla fermata degli autobus 70 e 26, nell'altra di averla vista da lontano mentre frettolosamente si avviava verso l'autobus perché doveva andare via di fretta. Quindi ogni tanto si girava e la vedeva, ma poi non l'ha più vista. Sono due dichiarazioni fatte a poca distanza una dall'altra che non collimano. E adesso ci dice sostanzialmente di non averla vista. Essendo questo un momento culminante, esso costituisce un elemento importantissimo per capire, fuori corso Rinascimento, sulla base delle varie testimonianze, dove si trovasse Emanuela. Questo è un fatto importante, ma lei ci conferma adesso che non ricorda di averla vista. La terza domanda, chi vi fece conoscere? Perché lei parlò di una persona che vi mise in contatto? Si ricorda chi? Casagrande? No. Morassut. Traggo sempre queste informazioni dagli atti. Casagrande, rimango basita. Morassut, è importante mettere a fuoco l'aspetto dell'uscita. Della sua testimonianza sull'uscita esistono diverse versioni. Adesso lei ce ne offre una terza, che è quella di non averla mai vista. Questi tre elementi sono importanti per capire se riusciamo a sovrapporli. L'ultima domanda che voglio farle riguarda la figura di Suor Dolores nei confronti delle allieve. Risulterebbe che Suor Dolores le abbia telefonato la mattina presto alle 5 e poi alle 11. Anche lì lei ricordò e non ricordò rispetto al fatto di aver visto o non aver visto Emanuela all'uscita, traggo sempre dagli atti. Soprattutto Suor Dolores nei confronti delle allieve era una figura molto presente, perché sembra che fece moltissime telefonate la mattina stessa per capire l'andamento dei fatti. Che rapporto aveva con voi, Suor Dolores? Era una figura molto presente, molto forte nel rapporto con voi ragazzi. Ci può descrivere questo aspetto riguardante il carattere, le relazioni con questa persona? Il numero di telefono era su un bigliettino che sembra sia stato poi reperito da chi rapì Emanuela dalla tasca dei suoi jeans o stava sullo spartito? Anche questo è importante, lei ha parlato di uno spartito. Casagrande, sullo spartito c'era sicuramente l'indirizzo. Morassut, perché sembra invece che Manuela l'abbia scritto su un pezzettino di carta e l'abbia messo in tasca e poi da lì sia stato recuperato per fare la fatidica telefonata. Non ricorda il momento in cui Emanuela puntò il suo numero, non ricorda nulla. Un vuoto di memoria totale. Casagrande, ero una bambina. Morassut, sì, infatti, non voglio forzarla nei ricordi, ma sono momenti importanti questi. Casagrande, mi sento mortificata, ma non ricordo. Non ricordavo neanche il passaggio che fu qualcuno a metterci in contatto. Ho un vuoto totale. Per quello che posso dire adesso, non ricordo di averla vista. Non ho quell'immagine di cui lei mi ha letto. Ricordo che è arrivata tardi, ma questa è l'unica cosa che ho conservato. Quindi Morassut, qui si avvicina un po' al cuore del problema, in effetti. Perché la Casagrande incalzata dichiara sullo spartito c'era sicuramente l'indirizzo. E in effetti per scambiarsi lettere, cartoline, basta l'indirizzo, non c'è bisogno del numero di telefono. Cadrebbe la circostanza secondo cui i rapitori avrebbero trovato sullo spartito di Emanuela un numero di telefono e per questo avrebbero chiamato dalla Casagrande, ma poi perché? Per fare cosa? Una perfetta estranea dovrebbe aiutarli?
Sono domande che cadono nel vuoto. Paolo Emilio Russo, FIPPE. Volevo fare una domanda sullo spartito che poco fa ha definito un quaderno. Volevo capire se lei ha conoscenza di chi abbia scritto i nomi, tra cui il suo, e quale fosse la finalità. Quei nomi erano scritti o appiccicati, come ha teorizzato qualcuno, in una specie di collage? Infine, dopo le telefonate e il clamore, lei e la sua famiglia siete stati in qualche modo attenzionati dalle forze di sicurezza, dalla magistratura? Hanno controllato il telefono? Casa Grande, adesso non ricordo se l'avessi scritto io o lei, ma il motivo per cui le avevo dato il mio indirizzo era uno scambio epistolare di cartoline durante l'estate. Io ho dato il mio indirizzo, ma sugli altri indirizzi non le so dire. Qui notare che sparisce il numero di telefono. Non ricordo di bigliettini, ho solo questa immagine dell'indirizzo scritto sulla pagina interna. Non ricordo se la prima o l'ultima. Russo, era un banale scambio di indirizzi che non nascondeva messaggi strani. Casa Grande, no, era una cosa ingenua. Tra ragazzine. Russo, volevo solo capire se per caso avesse immaginato nascondesse qualcosa, se ci fossero dei segnali. Quanto alla possibilità che dopo la telefonata il vostro telefono sia stato messo sotto controllo? Casa Grande, suppongo di sì. Russo, però non ha mai più ricevuto telefonate dopo quella prima. Casa Grande, no, ma ricordo i primi giorni. Anche una pattuglia all'inizio della stradina privata, perché mio padre era disturbato da questi giornalisti. Infatti non passarono molti giorni e io fui portata in un paesino in Umbria da mia nonna a passare delle vacanze forzate in un posto un po' isolato.